voluto cominciare questo messaggio di buon auspicio per il 2021 della zona omogenea 10 con una nota positiva, soprattutto in un anno come questo che è stato così duro e nefasto. Credo che infatti sia importante riuscire a trovare, come dire, un lato positivo anche nelle situazioni più complicate per riuscire ad andare avanti. Purtroppo, però, alle difficoltà che stiamo affrontando, è proprio di questi giorni la notizia che, tre dei nostri comuni, dei comuni della zona omogenea 10, sono tra i siti, che sono, candidati e segnalati per la possibilità di diventare zone di deposito di sostanze radioattive. Come dire che stiamo aggiungendo difficoltà alle difficoltà. Non voglio qui ovviamente entrare nelle specifiche metodologiche e sostanziali di queste scelte, ma certamente credo che sia importante in una fase come questa, per la nostra zona omogenea, che ha già molto dato in termini ambientali con i problemi della discarica di Chivasso, come il sindaco di Chivasso appunto ha in varie sedi, sottolineato. Ha bisogno proprio per questo motivo di trovarci ancora più coesi e consapevoli del ruolo che svolgiamo come sindaci e protettori del territorio. E la nostra zona omogenea si è sempre distinta, devo dire, in questo. Abbiamo lavorato insieme in questi anni producendo risultati di territorio e credo e spero che questa nuova sfida ci trovi altrettanto preparati e uniti. Quindi, il mio augurio ancora di più è di riuscire a guardare positivamente a questo 2021, con tutte le difficoltà che dovremo affrontare.